Benvenuti alla seconda lezione di Samsung Maestros Academy. Dopo aver imbastito la prima cloche, ovvero la prima campana di feltro, dobbiamo ora rafforzarla e ridurne il volume. La prima operazione da compiere è la prefollatura. La fase di prefollatura coinvolge due macchinari speciali, la rollettina e la ghesa. Vediamo ora il funzionamento specifico della ghesa. Questo macchinario sfrutta un movimento meccanico, per cui le nostre cloche vengono inserite al di sotto della struttura, che non fa altro che sfregare, quindi irritare le fibre del pelo, che quindi scaldandosi si saldano sempre di più tra di loro, creando quindi una struttura sempre più resistente e sempre più spessa. Un altro macchinario speciale utilizzato nella fase di prefollatura è la rollettina. Vediamo ora il suo funzionamento nello specifico. Questo macchinario sfrutta sempre il movimento meccanico. Questa volta però le cloche vengono arrotolate in una tela di juta per non irritare troppo la superficie e poi strizzate a secco in mezzo a due rulli. Questo movimento meccanico di irritazione favorisce sempre di più l'ispessimento della struttura della cloche, rendendola più resistente. A questo punto le nostre cloche devono subire un primo di tre controlli di qualità, denominato visitaggio. Questo visitaggio avviene in camere oscure, su di un tavolo retroilluminato, ed in controluce si verifica che il pelo si sia unito in maniera uniforme su tutta la superficie. Se questo è avvenuto in maniera corretta, possiamo passare alla fase successiva di riduzione della cloche, ovvero al bagnaggio. Le nostre cloche vengono arrotolate in tele di juta e messe in ammollo in vasche con acqua bollente. Dopodiché vengono strizzate in mezzo a due rulli in maniera accurata. Ogni volta la nostra artigiana deve cambiare la piega della nostra cloche in modo da ottenere il risultato in maniera uniforme su tutta la struttura della cloche. La cloche sarà poi ulteriormente lavorata attraverso tre specifici macchinari che daranno vita alla fase di follatura. Ma questo ed altro lo vedremo nella prossima lezione di Samsung Maestros Academy.